Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi è finito ufficialmente il ritiro a Di Maro 2017 del Napoli. Stamattina c'è stato l'ultimo allenamento. Alcuni giocatori, cioè Calleion, Chiriches, Isai, Strinic, Rog e Zielinski, sono partiti subito dopo l'allenamento con l'elicottero, mentre il resto della squadra sta partendo in queste ore con il pullman per poi prendere l'aereo a Verona direzione Napoli. Stamattina, come ho detto, c'è stato l'ultimo allenamento. Era rimasta poca gente stamattina, soltanto un centinaio di persone, ma quest'anno davvero è stato il ritiro più affollato degli ultimi 7 anni. 60.000 presenze in tutto in queste 3 settimane a Di Maro. Ma ora in questo video, ragazzi, volevo fare anche un resoconto generale di questo ritiro, che io vi ricordo ho vissuto anche dal vivo per 5 giorni. La squadra è davvero in un'ottima condizione fisica. Ricordiamo che è stato fatto davvero un duro lavoro durante questo ritiro. Infatti, sono state concesse varie mezze giornate di riposo, ma si sta accelerando con la preparazione in modo da trovarsi nella migliore condizione fisica possibile in occasione del playoff di Champions che dovremmo assolutamente superare. Ora parliamo un po' di tutti i giocatori, cosa hanno fatto in questo ritiro. Diciamo la maggior parte li ho visti davvero molto bene, come ho detto, in un'ottima condizione fisica. In primis Insigne, Mertens, poi Milik. È stato molto importante il ritiro di Milik e davvero ci ha dimostrato che ormai l'infortunio è acqua passata. In ogni allenamento sempre gol, e anche nelle amichevoli giocate ha fatto 7 gol in 4 partite, così come anche Mertens. Maggio si è ripreso la fiducia di Sarri e quindi è giusto che rimanga, perché sta davvero in una condizione fisica pazzesca e corre davvero come ai bei tempi. Da rivedere Maksimovic, che nelle amichevoli non ha brillato per niente, forse tecnicamente anche abbastanza bene, però diciamo non è scattante, quindi deve fare di tutto per riavere la migliore condizione fisica. Poi Hamsik anche ha fatto un ottimo ritiro. Allan e Jorginho, ragazzi, Allan ha fatto davvero un ritiro straordinario, un vero e proprio leone anche durante le amichevoli, un vero e proprio combattente. Jorginho anche ha dimostrato per l'ennesima volta di essere molto importante per il nostro gioco. E da rivedere un po' le condizioni fisiche di Zielinski, Rog e Diawara, i tre giovani, ed è stato detto anche da Sarri che durante questa preparazione sono stati in netta sofferenza, però ovviamente, anche se sono da rivedere le loro condizioni fisiche, le loro qualità sono indiscutibili e senza alcun dubbio questi tre calciatori sono destinati a diventare tutti e tre dei veri e propri top player. Poi Calleion, come sempre, un cecchino sotto porta. Un as davvero grandissimo, ragazzi, davvero tanta corsa, tecnica e non perdona sotto porta. Poi
Poi i tre portieri hanno fatto davvero un ottimo ritiro. Reina ha fatto diverse belle parate, anche se in occasione del gol del Chievo sabato poteva fare qualcosa di meglio, però in allenamento l'ho visto davvero molto bene. Rafael e Sepe, ragazzi, anche se uno dei due sicuramente andrà via, entrambi hanno fatto davvero, davvero un grandissimo ritiro. E poi, vabbè, Mario Rui, per la maggior parte del ritiro si è allenato in palestra, nella parte finale poi ha cominciato a fare qualche partitella. Giaccherini davvero ci sta mettendo il cuore e sta facendo di tutto per guadagnarsi la fiducia di Sarri e per rimanere come vice Galleon. Ci mette il cuore, però ancora non ha raggiunto un'ottima condizione fisica, non è scattante come lo era una volta, però penso che la si può dare un'altra occasione a Giaccherini. Ricordiamo che fino ad un anno fa ha vissuto un europeo da titolare con l'Italia, da assoluto protagonista, quindi penso che è un calciatore sul quale si può fare affidamento. Pavoletti, ragazzi, anche ce la sta mettendo tutta e davvero gioca con grande professionalità. Si è integrato alla perfezione nel gruppo, quindi spero che rimanga. Ha fatto davvero un ottimo ritiro, anche diversi gol durante le partitelle. Poi ovviamente Albiol e Koulibaly come sempre sono una sicurezza. Bisogna correggere un po' gli errori in fase difensiva che facciamo quando non abbiamo la coppia di centrali insieme Albiol Koulibaly. Chiriches ha fatto un buon ritiro, come sempre fa il suo Chiriches. Tonelli, devo dire la verità, quando nei giorni che sono stato io a Di Maro l'ho visto davvero in ottima forma, però poi è entrato nel secondo tempo nella partita con il Carpi e ha fatto diverse ingenuità. Una di queste ingenuità poi ha permesso al Carpi di segnare il gol dell'1-1. E ovviamente poi bisognerà vedere meglio ora Mario Rui, perché non si è visto molto a Di Maro, però penso che davvero può essere utile come alternativa a Gulam. Ragazzi, poi davvero tanta passione azzurra a Di Maro, come vi ho detto, 60.000 presenze in queste 3 settimane, cioè 60.000 equivale ad un San Paolo pieno, quindi davvero pazzesco. Anche gli altri anni c'erano state diverse presenze, ma mai così tante. Vi ho fatto vedere anche il video della presentazione, davvero è stata da brividi. La presentazione domenica sera, ed è sempre molto divertente andare a vedere questo ritiro e speriamo che si metta d'accordo il Napoli con Di Maro per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Ora ragazzi, tornati a Napoli, ai calciatori verranno concesse 2 giornate e mezzo di riposo, si riprenderà con gli allenamenti venerdì pomeriggio, poi ci si allenerà anche sabato e domenica e poi lunedì si partirà per Monaco di Baviera, perché poi l'1 e il 2 agosto dovremmo giocarci l'Audi Cup a Monaco di Baviera all'Allianz Arena, un quadrangolare con Atletico Madrid, Liverpool e Bayern Monaco. Il 1 agosto ci saranno le 2 semifinali, Atletico Madrid-Napoli e Bayern-Liverpool, e poi il giorno dopo ci sarà la finale per il primo e per il terzo posto.
Poi il 6 agosto si volerà in Inghilterra per l'amichevole contro il Bournemouth e poi il 10 agosto ci sarà l'ultima amichevole prima del playoff di Champions contro l'Espagnol. Poi vi ricordo ragazzi che domani c'è il sorteggio dei calendari di Serie A. Speriamo di non prendere dei big match nelle prime 2 giornate. Perché si è sempre detto sì il calendario, ma vabbè tanto prima o poi le devi prendere tutte, però sarebbe meglio evitare big match nelle prime 2 giornate, perché la prima giornata di campionato sarà 3 o 4 giorni dopo l'andata del playoff di Champions, mentre la seconda sarà 3 o 4 giorni dopo il ritorno del playoff di Champions. Quindi sarebbe meglio evitare big match alle prime giornate. Gli altri anni alla prima giornata non potevano capitare big match, non ci potevano essere big match, mentre da quest'anno è stata tolta questa regola. Noi quasi sicuramente la prima partita la dovremo fare in casa, visto che negli ultimi anni il Napoli chiedeva sempre di giocare la prima partita in casa e fuori casa per i lavori che dovevano essere fatti al San Paolo. Quindi ora molto probabilmente la prima partita la giocheremo in casa e mi raccomando, faremo la live domani durante il sorteggio dei calendari, quindi non perdetevi la nostra live. E poi vi ricordo che il 4 agosto c'è il sorteggio dei playoff di Champions. Il terzo turno dei playoff comincerà proprio stasera e attraverso il terzo turno quindi si potrebbero capire meglio quali potranno essere i nostri avversari. Ciao ragazzi, al prossimo video, sempre Forza Napoli!